San Daniele e a San Pietro Natisone, due santi. Si vede che Carlo Dall'Ava ama i santi, a parte la battuta, Carlo Dall'Ava è il patron della prosciutteria, dei prosciutti Doc Dall'Ava, e ha voluto ultimamente allargare il suo raggio d'azione recuperando, partendo da un prodotto di grande tradizione come la Gubana. La storia è questa. Carlo Dall'Ava prende in mano la sua azienda, l'azienda paterna, abbandona la grande distribuzione, sceglie solamente la vendita diretta, soprattutto di prosciutti a lunga stagionatura. È stata un'azione di grande coraggio, di grande rischio, che gli ha dato la vittoria. Oggi i suoi prosciutti non sono invecchiati o stagionati, come meglio dire, sotto i 16 mesi, ma neanche di 24 mesi, di 36, di 48. Una parentesi, vi consiglio di andare nella sua prosciutteria lì a San Daniele, perché potete fare una verticale. Verticale nel termine enologico vuol dire assaggiare lo stesso vino di varie annate. Quindi si parte dal più basso fino al più alto. Beh, la stessa cosa potete fare da lui. Provate a fare il 16 mesi, il 24, il 36, il 48 e mi direte poi cosa avete trovato e cosa avete scoperto. Bene, grazie alle prosciutterie, che è un luogo, diciamo un'osteria molto carina in cui si mangiano cibi semplici, ha aperto una bottega in cui si trovano delle specialità agroalimentari, molte delle quali non sono nostrane, ma altre vengono da tutta l'Italia. Su questa linea ha pensato di vendere la Gubana, ma però le Gubane sul mercato non facevano il suo caso. Ha comprato una piccola azienda a San Pietro Natisone, quindi nelle valli di Natisone, culla della Gubana. Ha preso un grande pasticcere, un grande panificatore anche, e ha iniziato a riprendere tutta la storia della Gubana, lavorando prodotti con prodotti regionali e locali. Ed è uscita una Gubana veramente di grande qualità. Ma non gli è bastato questo. L'azienda, tra l'altro, si chiama Bakery Dall'Ava, quindi diciamo la panetteria Dall'Ava, fa dei grissini, ricordando il prosciutto che si deve mangiare con del pane bianco, dei grissini, pane bianco croccante, tipo baguette oppure i grissini, e fa questi grissini veramente straordinari. E accanto alla Gubana e ai grissini ha sviluppato tutta una serie di dolci da forno, biscotti e ultimamente un grande panettone. Ve ne parliamo adesso perché è il momento del panettone. Bene, fa dei panettoni veramente unici, leggeri, soffici, profumati. Quindi è riuscito ad unire il dolce tradizionale della regione e il dolce tradizionale italiano. Una bellissima operazione, per cui gli va dato veramente, come dicono i francesi, chapeau a Carlo, perché riuscire in questa impresa è veramente una cosa molto meritoria, oltre che di grande capacità e intelligenza.